E Natale, cosa ne pensa lei, signore? È la più bella festa. Natale! La festa. Questo è il signor Verdi. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Signor. Uè, signor. Natale. Pazzesco. Grazie. Come no? Ciao, e là, ma dove vai? Vergognale. Chi è? Signor. Signora. 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 Buongiorno. Come viviamo il Natale oggi? 1986. Facciamoci. Come passerete il tuo Natale quest'anno? Eh? Cosa farai di importante, di particolare? Guarda lì dentro. Sarai contento? Sarai soddisfatto? Questo è Natale in Italia, grazie. Ciao. Come passerà quest'anno lei Natale? Può dire quello che vuole, questa è, volendo, è un angolo di protesta. Se lei ha qualche cosa da ridire contro lo Stato, lo dica pure qui. C'è da ridire, da chiedere qualche cosa, da lamentarsi o da congratularsi. Ma io sta zitto. No, parliamo, ormai è finito. Ormai è finito. Ecco, vedi, ormai è finito il tempo del mutismo, bisogna parlare, protestare. Chiediamo a chiunque. Una lamentela o un congratulamento con lo Stato, qualsiasi cosa. Lavoro in più. Guardi, è finito il tempo del mutismo, bisogna protestare adesso. Questa è una protesta, di pratica. Noi chiediamo qualcosa in più questo, noi facciamo un documento. Cioè lei lo deve dire, capito? Lei ci dà anche una mano a noi, perché noi ci stiamo facendo paladini per un certo discorso che sicuramente verrà preso in considerazione. Bravi, auguri, complimenti, congratulazioni. Non basterebbe una vicentina. Questa è la testimonianza. Per stare a parlare non basterebbe una vicentina. La gente è molto amareggiata, le persone sono molto amareggiate. Perché? Grazie, buonasera. Buonasera. Ci puoi lasciare una dichiarazione? Di che? Su Natale, a Firenze, come lo vivi tu oggi, Natale, quest'anno? Cosa chiederesti? Qualsiasi cosa. Un uomo, qualsiasi cosa. Una vacanza alle Hawaii. Una vacanza alle Hawaii. Oggi siamo una vacanza alle Hawaii. E basta. Perfetto. Ciao. Ciao. Ti piglia non faccio. Aspetta di voi. Questa è la ceramica a Firenze, vediamo. Il signore ha una grossa faccia al culo. E vediamo, è leggermente in imbarazzo. Sto domandando il perché. Questa è la ceramica. Mattonelle, cotto dell'imprunetto. Stiamo conducendo un'indagine. Sul lavoro in Italia, sul lavoro a Firenze soprattutto, va bene? Sul lavoro. Andiamo a mettere un po' nei casini di queste persone. Buonasera. Possiamo fare un paio di domande? Ma credo sia un momento paradossale. Sì, possiamo parlare senza anche... Signora, cosa ne pensa lei del Natale a Firenze in questi giorni? Un gran caos. Un gran caos. Rispetto all'anno scorso cosa è cambiato? Niente. Siamo sicuri? Per quanto mio niente. Per me niente. Signore, hanno qualcosa da dire per caso? Rispetto a Natale, a come passa durante gli anni? Consumismo e poca misticità. Come mai poca misticità, signora, ci dia? Perché le tradizioni ormai vanno a morire tutte. Le tradizioni? Le tradizioni vanno a morire tutte. Come mai, secondo lei? Da che cosa è dovuto questo fatto? Ma da che cosa è dovuto in generale? Siamo cambiati noi. La società in generale. Ma lei per tradizione cosa intende? Tradizione perché Natale dovrebbe essere una festa religiosa. Religiosa? Una festa praticamente padana. Esatto, e tutte le persone a Natale si rivestono di quella bontà. Si rivestono di quella bontà. La signorina è quindi appena fatta, riprendiamola. Presenta molto bene questa signorina. Il caso quasi l'unico che è raro oggi a Firenze. Va bene?
Sì. Donatella, si sente a suo agio? Sì. E ad altezza giusta? Sì. Mm. Cosa vede davanti a sé? Vedo una cosa complicata, una ruota. E lei? Allunghi una mano e la tocchi. Sì. Donatella, la sta toccando? Sì. La sente? Sì. Piano piano, Donatella. Sì, sì. Cerchi con la mano il buco. L'aspetto esteriore, come viene curato, finalmente. Una persona che tiene al suo... Sì, abbiamo notato, comunque noi insistiamo, perché facciamo anche della pubblicità. Quindi riprendi per favore, Mario. Perfetto, bellissimo. Signori, a tutti quanti, tante feste. Grazie. Grazie. Signori, permettete una domanda. Il Natale a Firenze, oggi, 1987. Due minuti. Sono bellissima, soltanto io ho molta fretta. Due minuti. E devo andare lavoro. Due minuti. Cosa vuol dire quella di Natale? Natale, non so strumento. Cioè? Ecco. Ciao. Questo è il parere... incontrastato. Buonasera. Ciao ragazzi. Cosa ne pensa lei? Accondiscende a questo ritorno alle origini, alla leggenda toscana, fiorentina? Direi proprio di no. Come io mai? Tra l'altro non sono nemmeno toscana. D'accordo, ma lei vive a Firenze. Non sono favorevole comunque. Ma è un ritorno spassionato alle origini, tradizioni, leggende. Mi sembra una cosa assurda. Non sarebbe meglio andare avanti che tornare in progredire. Grazie, buonasera. Tanti auguri. Grazie. Abbiamo fatto un bel go-car con il motore dell'amore. Oh, com'è bello sul go-car viaggiare più di 100 all'ora. Go-car, go-car, che brezza, che felicità. Bene, bene, buoni bomboloni, Senti, ma la guerra non si andava a fare. Camp it up. Who get her? Whoops, I've got your number that you couldn't afford me, dear. 2, 3. Insomma, una parola da Antonio sulle nostre forche la mattina. Consistenti, consistenti. Siamo i ragazzi di oggi, zingari di professione. Preponderante nelle nostre famiglie, nella nostra vita e tutto il resto. Guardiamo un pochino cosa ne abbiamo fuori. Buonasera, possiamo farvi una domanda? Cosa ne pensate? A lei. E cosa ne pensa del Natale oggi? 1987. Porca madosca, mi sei rotto i puntali. Cosa vuol dire per lei Natale? Natale per me? Sì. Ma Natale oggi... festa grande. Festa grande. Si lavora, vedo le... A poco. Le cravatte. Una volta si lavorava parecchio. Le cravatte un vanno più di molto. Insomma, vado meno di poco. 20 anni fa andavamo parecchio. Ora io sono entrato ora, ma... prima... dicono andavamo parecchio, ora... un po' meno. Comunque Natale vuol dire anche vendita. Lei, la grande bagarre è passata. Grande? La grande bagarre è vendita, passata. Questo sono cravatte, vanno ora di moda. Tutta unita. Tutta unita. Avete molto smercio qui? Ma che foto. Io non so un cazzo. Ci incrementiamo nel smercio di cravatte, forza. Ha qualcosa da dirci su Natale, sulle cravatte, su qualsiasi cosa? Piaccia. Sì, in Natale è una festa molto importante, che piace a tutti, che si fanno dei regali. Dei regali? Sì. Si acquista? Sì, si acquista, si è buon si mercato, spende? Sì, si certo. Spende tanto. È buonissimo. È il vero Natale questo. Sì. Questo è il vero Natale che diamo noi. Sì, ma penso quest'anno un po' meno. Via, via! È arrivato il panettone, così si finisce in bellezza. Ovvio, giù. Una fetta anche per la Samantha. Fermi! Oh, una Samantha. Oh, ce l'ha detto, si guardava la setta del matrimonio di Cenerentola di Rapopi. Ma c'è il vero Natale! No, nonno, fate il bravo, via. E voi la mangiate dopo la fetta di panettone. Ma me l'avete mangiata di bocca,
come? Un po' meno dell'anno scorso. Sì, dell'anno scorso. Spray, io esprimo un desiderio, un augurio per tutti. Grazie. Che scendono ancora di più. Ok, buon. Voi lo dovete dire lei. La nuova moda del Babbo Natale. Non so. Qual è la sua faccia? Può lasciare una parola, una domanda. Vai. Natale no. Vai. Cosa può chiedere lei a Natale? Non posso guardare. Ecco. Mi dia la luce. Che... questo è un appello. Questo è un appello, auguri vivissimi. Buonasera. Signori, buonasera, una domanda. Una domanda sola. I sindacati oggi. La parola è a vostra disposizione. Ma noi guardate qui dentro. Sì, sì, i sindacati d'oggi. Sì, quanti qui dentro? I sindacati fanno tutti il loro mestiere fuori che è quello a pensare per chi ha bisogno, specie per i pensionati. Come mai secondo lei? Ma non lo so perché, non so se le conviene più non difendere chi non lavora o chi lavora. Vale detto tutto. È questione di interesse. Eh sì. Vale. Voi cosa ne pensate? Io non posso dire un'altra cosa. Io siccome sono andato un pensionista, sono tolto uno diritto ad assegnare a benefici di un battente. Ecco, perché lei ha combattuto. Certo. Porca malo. Dove? Africa. Tutto, ho fatto tre, ho fatto la Libia, l'Africa e l'Albania. Ah, era la MEN, era in Africa? Sì. Fatto prigioniero magari dall'inglese? No. Sono stato nelle camicie nere, no? Sono stato nelle camicie nere, no? Se ci può raccontare un aneddoto? Ma io... Centucci ti ha benetto, è segno che te la merita! In casa! Una cosa, una cosa che si ricorda più volentieri. I fatti di guerra si possono raccontare nei pubblici cittadini. Lo sanno tutti, non è io lo sanno. Non è vero, non lo sanno. Ma tutti sanno cosa si è fatto e cosa non si è fatto. Noi siamo finta di sapere. Noi siamo pensionati e si lotta sempre per la nostra sopravvivenza. Perché noi non siamo di quei fortunati che hanno le pensioni di gloria. Certo. La nostra lotta è quella della sopravvivenza alla nostra età. Questo si deve fare. Ma signore, se ci si trova il signore non dice niente. Grazie, buonasera. Andate sui prezzi. Vediamo questo bancarello vestito con calze, calzettini, prodotti cosmetici. Donna, unghie finte, abbiamo addirittura le unghie finte. Scusi, signori, quanto possono costare queste unghie finte? Non sono unghie finte. Cosa sono? Ecco, ci spieghi. Sono colore degli smalti. Ah. Ah, è un campionario per i colori degli smalti. Ho capito. Costano 3.500 di euro. Fanno molto uso le donne oggigiorno di prodotti cosmetici. Dipende da quale prodotto. Lei fa uso, tu fai uso? Io no. Come mai? A questa forma? No, roba. Poi la mamma non può. Ah, allora apposta, favoloso. Ancora le mamme. Ah, vedi, questi due fatti. Valori. Ci puoi dire all'incirca il prezzo di questa merce? Non so, questi calzettoni qui di lana? Sono di lana. Di lana, diciamo di lana. Vengono a 6.500. 6.500. 6.500. I prezzi meno, sì. Molto competitivi, direi. E per i prodotti cosmetici, sto per allenare un uomo, una settimana a barba. Luxema. 8.000 lire. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. Ciao, grazie. Merci, e au revoir e viva l'Italia. 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 E viva l'Italia. Okay, grazie. Au revoir. Dai, dai, riprendi queste signorine, per favore. Riprendi queste bambine. Ci sono le interviste. Hai il casco? Le chiappine della ragazza. Sì, ma... Vabbè, ho fatto la mia... Buonasera, possiamo fare qualche domanda? Sì, di che genere? Natale. Partiamo da Natale. E allora? Cosa vuol dire per te Natale? Natale. Allora,
Dopo il Natale mi sembra che c'è soltanto il commercio. Boh, non... il Natale che dei miei ricordi era per me completamente diverso, era veramente un altro. Poi... Personalmente a lei cosa rappresenta il Natale? Personalmente un giorno con un altro, almeno visto a questo livello. E poi sentirsi buoni e di essere buoni soltanto per loro. Un'altra domanda, che colore è la gioia per te? Che colore è la gioia per te? Che cosa dice? La gioia è gialla. E la tristezza? Tristezza è bianca. E la bellezza? La bellezza non ha colore. Non ha colore, grazie, grazie. Buonasera. Grazie, buon augurio. Grazie. Buon a tutti. Signorine, ma ci siete come mai? Come lo vedete? Come lo vedete? Bene, Natale? Bene, va bene. Che donazione. Ma scusa, dai, non ti muovi. Vista, vista, presala, peccato. Il canale 14. Canale 14, una rete sta uscendo adesso, sì, è un canale dei giovani, no? E quindi si cerca di fare interesse dei giovani. No, è proprio voi. Vabbè, siete un esempio, un emblema. Che dite del Natale? Lo vivete il Natale? Vi diverte? O... Dai, non serviamo a Natale. Buonasera, scusate, possiamo porre qualche domanda su... C'è stata questa polemica appunto degli scavi ecologici a Firenze, non so se... Scusa, ecco, posso cosa... rispondere perché sono fiorentino ma vengo qui per Natale perché abito nel nord. In che senso? Abito a Verà. Quindi non conosco. Sentite, la polemica. Cosa ne pensate di questa polemica? Esistono dei musei sottoterra e quindi potrebbe essere fatta una cosa del genere. Ecco, fare delle entrate... Certo. Visto che l'hanno fatto in altri posti potrebbe essere fatto. Secondo lei è possibile? Secondo me è possibile. Ma io non lo so. Cioè secondo me ci sono dei problemi perché è abbastanza vicino al basamento, diciamo, della piazza. Non lo so, io ho visto a York, hanno fatto un museo sotterraneo di questo tipo, sotto una piazza. Ora mi chiedete come si fa a realizzarlo perché io non sono certo un tecnico. Per me dovrebbero fare un giardino. E questo? Dovrò fare un giardino. Sì, ma lì sopra c'era la piazza. Per me è un giardino, io ripeto. Lei ha sempre parlato di scavi archeologici, quindi sarebbe d'accordo per ricoprirli oppure per creare un museo sotterraneo? No, io sarei per ricoprirli. Per ricoprirlo, ma ci sa dare una ragione, perché? E che cazzo mi fai capire? Dimmi la verità. Dobbiamo andare di qua. Scusate, possiamo fare qualche domanda? Fiorentina? Sentite, cosa ne pensi? Sei Fiorentina, senti, cosa ne pensi di questo? Sai che ci sono degli scavi qui? Secondo te andrebbero aperti? Come mai? Perché mi sembra inutile. Mi sembra inutile. Tutto ciò, sì. Sì, non mi sembra di perdere qualcosa aprendo dei reperti archeologici. Mi sembra di non un pezzo di storia, non mi sembra di nascondere un pezzo di storia. E cosa vuoi fare? Scoprire tutta la piazza? No, scoprire. Faccio un museo sotterraneo. Ci sono tre città sotto. Ma questo non significa avere un buco nella piazza. Un museo sotterraneo. Ecco, quindi saresti d'accordo per fare un museo sotterraneo. Ma certamente, ma non lasciare il buco così tu non sai di dire. E possiamo frapporre qualche domanda? Io so che rispondo. No, ma nel senso, conosci sì. la polemica degli scavi? Io sono andato a vederli apposta, la prima volta. Lei ha letto, c'è il professor Panacea dell'Istituto di Archeologia di Firenze che parlava della possibilità di chiuderli o di chiuderli. Però non sono sicuro. Ma lei ha letto l'articolo che ha scritto il professor Panacea sulla Nazione? Ma tempo fa, semmai. Capito, quindi non è informato. No, ecco, ci vuole un altro più competente. Ho capito, grazie. Scusate.
scusate, possiamo fare qualche domanda? Su Natale? No, grazie. Come mai no? Su Pasquale. I stood outside an apartment store. A gang of kids got over and mugged me and knocked my reindeer to the floor. They said, Father Christmas, give us some money. Don't mess around with those silly toys. We'll beat you up if you don't hand it over. We want your bread, so don't make us some noise. Give all the toys to the little rich boy. Don't give my brother a Steve Austin outfit. Don't give my sister a girly toy. We don't want a jigsaw monopoly money. We only want the real McCoy. Father Christmas, give us some money. We'll beat you up if you make us some noise. Father Christmas, give us some money. Don't mess around with those silly toys. But give my daddy a job, cause he needs one. He's got a lot of mouths to feed. But if you've got one, have a machine gun, so I can scare all the kids down the street. Father Christmas, give us some money. Don't mess around with those silly toys. We'll beat you up if you don't hand it over. We want your bread, so don't make us some noise. Give all the toys to the little rich boy. Vai, vieni, vieni, vai. Buonasera, possiamo fare una domanda? No. Cosa ne pensa un attimo della circolazione a Firenze? Purtroppo non si possa rispondere alla domanda. Come mai? Dobbiamo avere un'autorizzazione prima dal sindaco. Ma per lei comporta molto lavoro questa situazione? L'ho detto prima, se no... We want your bread, so don't make us some noise. Give all the toys to the little rich boy.